Siamo nella nuova serie bellissima, capito? Quella degli obiettivi. Sì, sì, sì. Quella degli obiettivi bellissimi, ragazzi, che voi scegliete nei commenti. E gli obiettivi di oggi che voi avete scelto sono... Vai, Gabri. Allora, mannaggia il primo, dobbiamo fare tutti gli attrezzi in pietra. Ok, poi? Poi bisogna trovare 10 di ferro. Ok, poi? Poi bisogna trovare un villaggio. Vabbè, insomma, bisogna trovare un villaggio e per ultima cosa... Cioè per la no, altre due, un portale, veloce! Un portale e un relitto dobbiamo trovare. Oh santa Maria, ma Gabri, ma ti rendi conto che tutti se ne sono andati? Ma dai, allora forza, vai a prendere del legno però, muovi il sedere. No. Io ho detto del legno, Gabri, no, così non ci siamo. Allora, no, vado a prendere il legno. Più, io non ne posso più di te, di questa roba, di tutte le altre cose, della barca, di tua sorella. Basta! No, non ce n'è bisogno. Io ti aspetto qui se non ti muovi il... Le chiappette, le chiappone, quelle grosse! Te le devi Arrivo. Muovere immediatamente per non dire qualcos'altro, perché ragazzi, bisogna sempre ricordarsi che il family friendly è importante. Anche perché poi YouTube, se no, sta dietro l'angolo e ti ascolta e fa... E avete presente uno di quei fantasmi, demoni, tutti quanti strani, che ti guardano, che ti ascoltano durante la notte mentre tu dormi e non sai? Ma no, ma come? Praticamente, sì, è così. Ho trovato il legno, Dennis. Ok, scherzo ovviamente, non prendetela seriamente, poi magari YouTube mi... Vabbè, insomma. Tieni. Grazie 15. Mille. Olla, ma due, ma di già, ma sei stato bravo, ma hai già... Sì. Dimmi la verità, hai già scavato prima che iniziamo, vero? Cioè, prima che... No. Come no? Vabbè, insomma. No. Va bene, dai. Allora... Facciamo così, Gabri. Tu prendi ovviamente il ferro, perché io non ho proprio voglia di scavare. Cioè, fidati. Prendo il ferro, però non posso, devo fare la pietra, devo prendere la pietra. Guarda, ti do un po' di... Anzi, no, dai, allora. Tu, se hai bisogno di legno, te lo prendi, non me ne può fregare di meno. Prendi la pietra, dammi un po' di pietra dopo, ovviamente. Perché io adesso devo andare ad ammazzare gli animali. Non so se hai presente gli animali. Tu sai cosa sono gli animali, Gabri? Beh, sì. Ok, cosa sono secondo te gli animali? Sono dei non so come spiegarlo, però sono degli animali. Ok, sì, sono degli esseri viventi presenti sulla Terra con caratteristiche relativamente simili agli umani. Che appunto, sì. Non so, sto dicendo un po' di cavolate, ragazzi, giusto per fare. No, cavolate. Gabri, no. Ma ti sembra normale correre avanti e indietro? Ma mi vuoi dare sta pietra o no? No, giusto per... Ah, sì, prendi. No, perché magari non avevi ben capito. Ne ancora, tieni. Ma quanta ne hai preso? Ma sei pazzo psicopatico. Grazie mille. Allora, adesso mi faccio una spada così uccido gli animali, mi dispiace molto. Però, vabbè, siamo su Minecraft, ragazzi, no, tutto su Minecraft è permesso. E poi, soprattutto... Ma ragazzi, scusate un attimo. Ma questi pipistrelli? Eh? Ma infatti, ma ce ne sono un po'. Qua in giro, guardateli che puzzardi che sono, schifosi puzzacchioni, guardateli. Secondo me ce li ha mandati Herobrine che ci sta spiando, oppure ma magari... Ma no, pure qui. Oppure magari un SCP. Un SCP veramente maligno che ci vuole uccidere. No, come, pure qui in questo Uno mondo. Però degli obiettivi, Gabri, mi sono appena reso conto, è fare tutti gli attrezzi, quindi io posso farli praticamente. Sì, li possiamo fare. Esatto, io praticamente un obiettivo l'abbiamo concluso. Comunque abbiamo solo 20 minuti per finire sta roba. No, come? Però vabbè, due ne abbiamo già fatti, mi sa. Esatto, mi sa, sì, il ferro tu l'hai preso? Il ferro, 10 di ferro, devo prendere. L'hai presi, vero? Giusto, Gabri. Sto prendendo. Ok, bene. Spegniamo questa musica perché porca puzzardona. Era troppo, insomma. Poi Gabri, ma inquietante. Era tipo tun. Ma come? Faceva così. Io devo prendere del cibo perché sennò qua moriamo di fame. Cioè, Gabri, No, non c'è bisogno di morirci. Mangiare, dormire, vegliare su di te. Perché ho detto cosa? Sta roba? Ragazzi, scusatemi. Ah, ne ho trovati, ne ho 13, ne ho presi, ma perché ne ho presi così tanti? Ma Gabri, tu hai una malattia mentale contagiosa? No, sto benissimo, grazie. No, perché magari mi hai contagiato. Ma cioè, come? Nel senso, siccome tu sei sempre fuori di testa per un qualche motivo, sì? Sei sempre stupido, ignorante, ma un no, po'... non sono così io. Mi preoccupo per la tua, insomma, per il tuo benessere psicofisico spesso, quindi... Diciamo che capisco. Ci sono un po' di problemi, sì. Quindi, praticamente, io magari mi chiedo, magari c'è una sorta di malattia che tu puoi trasmettere attraverso l'aria che è però mentale. No. No. Non c'è niente. Ok, no, era giusto per informazione. Va bene, ho capito. Allora, adesso mi crafto una crafting table perché, ragazzi, è importante, siccome devo farmi una fornace. Tu, Gabri, però, la fornace del tuo naso deve muovere...
Però sette di pietra, muovi il sedere e muovi la fornace del tuo sederone grosso, grosso, grosso. No, qui faccio una fornace, faccio una fornace. Molto bene, fai la fornace. Esatto, ora tu adesso fai la fornace e io ti inquadrerò proprio come i veri pro cam fanno. No, scusa un attimo, come, perché stai facendo sta roba? Cioè, secondo te, secondo te, Gabri, ci serve il ferro oppure era solo per prenderlo? No, è vero, è vero. Esatto, perché proprio io, così. Cioè, infatti, fatto? Sei proprio deficiente, esattamente. Lo so, lo so. Non è una vaniglia questa. Comunque devo mangiare perché sto morendo letteralmente di fame. Allora, il prossimo obiettivo quale dovrebbe essere? Dimmi un po', anche perché dobbiamo trovare un villaggio. Ok, io vedo già una torre. Davvero? Dov'è? Qua. Ma dove, Gabri? Di là, mi sa che è un villaggio. No, io non vedo niente. Vabbè, forse perché tu vedi più distante. Magari hai gli occhi un po' a falena, giustamente. Sì, sì. Vabbè, insomma, adesso sapete cosa faccio? Eh? Sapete cosa faccio? Ho spostato musica, niente. Vabbè, il cibo ce l'abbiamo, Gabri, direi. Dai, andiamo, andiamo. Sì, andiamo. Prendi ovviamente la fornace. Quanto tempo abbiamo ancora? Abbiamo di tempo. Siamo a 5 minuti. Fai tu. Ah, sì, sì, ne abbiamo, ne abbiamo. Beh, in realtà guarda che dobbiamo trovare una piramide del deserto e un relitto. Ora che ci penso non è che ne abbiamo così tanto, Gabri? Cioè, potrebbe anche essere che... Ma no, no, la piramide no. Dobbiamo trovare il portale e il relitto ancora. Sai qual è un altro problema? Che sta diventando notte. Notte, no, sta diventando notte. Dobbiamo muoverci. Sì. Dov'è il dov'è che hai visto di la torre? Di qua, di qua, di qua. Ok, perfetto. Sei vicino a me con le torce. Tieni se ti servono. Dammene una, perché così la posso tenere assolutamente. Grazie mille, perfetto. Molto prego, bravo. Prego, prego. Sei super andiamo. Prezioso e magico, proprio come tu sai fare. Bravo, Gabri. Sei magico. Visto. Sei magico come le chiappe che volano per le scorregge che tiri ogni volta. Cosa? Esatto, perché ogni volta dovete sapere che Gabri vola come un monaco mentre medita. Avete presente i monaci che sono così, che fanno om? Ecco, praticamente questo è Gabri, ma lui vola perché ha le scorregge nel sedere che fanno, che lo tengono in aria, no? È la propulsione, la... Non è vero, io non faccio così io. Però certo è che tu a parlare italiano sei molto bravo, devo dire. Hai visto? Magari forse saresti anche un po' più bravo a parlare. È una mia specialità. Sì, 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 sai qual è? Ma c'è un villager che dorme. C'è un villager che dorme. Guarda, penso che sia normale, anche perché è notte. Quindi adesso... Vabbè, sì, sì. Io direi di prendere un letto. Vuole dormire. Io smetti di dire cagate. Allora, adesso... Io dobbiamo... ho fatto letto al villager. Ecco, esatto. Prendi le ballone di ferro. Cosa? Cioè... di grano, Gabri. Io sto dormendo fuori perché sono un bimbo povero. Allora, no. Forza, dormi però, Gabri. Ma cosa sta facendo il villager? Gabri, dormi, dormi. Sto dormendo, sto dormendo. Ok, prendi il cibo. Perché se non prendi il cibo, Duni si dovrà uccidere male. Su Minecraft dico chiaramente, ragazzi, non pensate male. No, perché magari qualcuno c'è che pensa male, eccetera, eccetera. No, mai pensare male, puzzacchioni. Non so perché mi è diventata la voce come una nonna. Vi chiedo scusa nel caso vi siate offesi. Magari vostra nonna è una pazza assassina. Ma povera. No, dico magari per chi lo è. No, dico, cioè non è un'offesa, dico per chi lo è. Ma Gabri, cos'è questa roba qua sotto? Cioè, quale? Vedi che c'è tipo la concrete, perché? Ma non è che questa... Non è una piramide questa? No, ma secondo può me può essere? No, secondo me so. È un bug. Secondo me è un bug. Secondo me è un bug? Bug? Sì, sì, è un bug. Vabbè, hai preso le balle. Vero? Sì, sì, le ho prese. Ehi, sveglio! Sì, sono sveglio. Sveglio? Forza! Ne ho 12, ne ho 12. Ok, quindi sei sveglio, Gabri. La piramide, sì, sì, sono sveglio. Ma la piramide non la dobbiamo trovare. Ok, bene, allora, come non la dobbiamo trovare? In che senso? No, no, dobbiamo trovare il relitto e il portale. Ah sì, davvero? Ok, perfetto, sì, sì. Mi ero confuso leggermente, pensavo dovessimo trovare la piramide. Comunque qua no, i miei no, occhiali no. Porca puzzarda, ragazzi, i miei occhiali adesso io li uccido lì. Non aiutano gli occhiali, cioè che occhiali sono? No, ma infatti chiamo, non lo so, il lama e gli dico di sputare sopra i miei occhiali perché fanno cagare. No, poveri occhiali. Il relitto, il relitto, dobbiamo trovare il relitto. Dove si trova il relitto? Gabri, aiuto! Dove... Di là c'è il mare, magari c'è il relitto, può di essere là... Ah, è vero, come hai fatto a vederlo da così distante, porca puzzarda, ma che occhiali? Certo che non sei. Non lo so. Sei. L'ho visto di qua, ho visto l'acqua. Sei Maria, giusto per. Ma no, no, no. Sei, sì, si chiami Maria, la super Madonna. No, dai. Cosa? Allora. Dai, allora prendiamo. Per carità, ricomponiamoci, sennò qua va a finire male. Aiuto. Gabri, no, 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 qua andiamo a finire male. Se non ti riprendi, qua moriamo male. La super Madonna. Allora, forza. Hai fatto la barca? La barca, Molto bene, spostati.
puzzardo di un puzzardo schifoso. Ok, no, perfetto. No, sono profumato. Certo, di merda. Scusate, scusate, non dovevo dire. YouTube è un po' si è offeso, giustamente. Offenduto. Perché... offenduto. Esatto, proprio come Sasso dice su WhatsApp. Mi sono offenduto. Vabbè, Sasso è uno che registrava con noi, però non tutti lo conoscono. Chiedo scusa se non avete capito. Però sto relitto del cavolo. Del cavolo, dove si trova? Non so, proviamo a continuare. Gabri, lo vedo! Cioè, vedo tipo delle cose. Tipo l'hai delle visto cose. Adesso l'hai visto te. È vero. Cosa vuol dire adesso l'ho visto io, Gabri? No, che prima vedevo tutte le cose io. Infatti, scusa, ma io non vedo niente. Ma come no? Io lo vedo adesso. Ok, ecco. Ok, l'ho visto anch'io, perfetto. E c'è il relitto. Vediamo se c'è una cassa, perché dovrebbe esserci una cassa. Sì, ma io qua muoio se non no, vado. No, non ci morire. C'è una cassa, c'è una TNT e della carta. Ma che davvero? Ok, prendili. Sì, sì. Prendili e portali in superficie, potrebbero sempre esserci utili per altre cose. Con la TNT? Sì, magari per esploderti le chiappette, per dire. No. Potrebbe essere una buona idea, ragazzi. Ma quanto tempo abbiamo ancora? Volevo chiedere una cosa ai ragazzi che dovranno scrivere nei commenti. Fai pure. Cosa? Beh, ci mancherebbe altro, se no ti devo bannare. Infatti. Allora, poi, scusa un attimo, prima a te, qual è il prossimo obiettivo da fare? Dobbiamo trovare un portale, poi li abbiamo fatti tutti. Ok, sveglio! Sì, sono sveglissimo. Ho fatto partire una musica un po' strana, Gabri. No! Ma come? Ma dai, ma queste musiche! Ok, perfetto. Scusate, ragazzi, mi arrabbio molto con le musiche. Ma povere, cosa hanno fatto di male? Ma guardate, io veramente Cioè, io le musiche, se non partono bene come dicono, io devo... C'è un portale! Porca puzzata, ma scusa, ma come abbiamo fatto? Ma infatti, ma proprio davanti ci siamo arrivati. Ma Gabri, è normale questa cosa? Non lo so, non credo. Ma non è che ma c'è qualcosa? Ma non c'è una cassa. No, non c'è la cassa, peccato. Ma come non c'è? Dai, è impossibile. Magari se scambiamo qua sotto si trova qualcosa? No, però non vediamo, penso proprio. Vediamo. No, non c'è niente, è impossibile. Vabbè, l'importante è che abbiamo trovato il portale. Poi se non c'è la cassa, se ne vadano a quel paese, dico, i portali e non... Ma poveri portali, cosa hanno fatto di male? Hanno fatto di male che... Ti hanno fatto nascere. Perché tu parli male in questo momento? Ho notato anch'io. Non volevo infatti. Esatto. Allora, puoi riprenderti, per favore? Va bene. E quindi rispondermi anche velocemente, chiaramente. Sì, risponderò. Ok, proprio come hai fatto velocemente. Adesso. Velocemente. Molto bene, confido nelle tue capacità da Gabri, che sono molto potenti sono e molto bravi. Esatto. Allora, vieni. Allora, qual è il prossimo obiettivo da fare, Gabri? Ne abbiamo fatti tutti. Porca miseria. Allora, ragazzi, scriveteci, mi raccomando, ricordatevi assolutamente di scrivere nei commenti gli obiettivi. Cosa ci consigliate voi di fare? Altri 5 obiettivi in più per il prossimo episodio. E poi soprattutto vi volevo chiedere una cosa, ma non mi ricordo. Porca puttana, spammatemi nei commenti, magari mi ricorderò quella cosa che dovevo ricordarmi e poi magari la scrivo. E poi, se non avete voglia di scrivere nei commenti, mandatemi questo oggetto qua, questo simbolo qua. Avete presente? Che tutti quanti lo sanno cosa vuol dire, no? È meglio non dire. Però, praticamente, mi fate capire che non avete voglia di scrivere, quindi giustamente. Però almeno so che siete arrivati fino a questo punto del video. E in più so che, insomma, ci siete stati e che partecipate, no? Poi questo è l'importante, perché se non avete voglia di scrivere, mandate questo e quindi capito, no? Cioè, è importante questo. Gabri, un'ultima cosa prima di discutere della fine di questa partita meravigliosamente bella. Puoi parlare? No, mi sa che gli sono morte le corde vocali. A volte può succedere ad una foca grassa come te, non ti devi preoccupare. È perfettamente comprensibile che a volte le foche grasse muoiano. E quindi, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate like, tutte quelle cose che dicono youtuber bravi come me. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao.